Ciao amici, oggi vi mostrerò come si procede con la creazione della barba in grafite, tecnica grafite. Io sono Filippo Orsini, cliccate un like sulla mia pagina e un like anche al video. Adesso vi mostrerò su questo volto qui di un attore inglese che ha fatto il film di Braveheart e anche il Trono di Spade. Ecco qui la foto originale che ho sempre vicino a me, alla mia sinistra, in questo caso qui con la griglia, e la ingrandirò scala 1 a 1 e con la foto vicina vicina andrò a procedere con il lavoro della barba. Dunque, intanto il mio strumento principale col quale lavorerò sarà la Micromina 2B. Poi userò la gomma pane. Anche questa abbastanza vecchia, insomma, utilizzata, non importa. Poi la micromina, scusate, la gomma micromina mono 0, punta tonda, gomma mina, punta rettangolare, sempre mono 0, la punta è un po' sporca, basta avere un po' di carta vetrata per andare a sistemarla e pulirla, e poi useremo anche gli sfumini. In questo caso qui uno sfumino fine e uno sfumino intermedio, eh? I famosi sfumini. Ecco. Importante avere la griglia vicino. Andremo a fare quest'angolo qui di barba, questa parte qui di barba. Qui c'è un lavoro che sarà talmente lungo. Sì, ma un attimo, prima di tutto si deve preparare la base, almeno io preparo la base. Una base scura sulla quale puoi andare a lavorare. Poi, a questo punto qui, si inizia con i passaggi. Con la gomma mono zero si vanno a creare i primi strati di barba. Questo è un 4B. Ok, mandiamo al sodo. Sono vari passaggi per rendere questa barba molto simile alla realtà. Si comincia, o anche con la gomma fane volendo, a lavorare un attimo, a sistemare questa parte qua, a lavorare su una bozza di peli. Quindi innanzitutto si dà una prima bozza di peli. I peli sono tantissimi, non sono pochi, no?
Si continua. E qui si continua con la creazione di questi peli. Va un attimo a lavorare anche un po' sulla barba. Con la gomma di precisione o anche con l'uso della gomma pane. Allora, un'altra cosa importante sui ritratti o sui lavori, non vanno mai visti a metà perché sono brutti, vanno sempre visti dopo un po', almeno alla fine, vanno visti quando sono completati, perché sono sempre brutti e visti a metà i disegni. Se sto lavorando principalmente con questo è un primo strato, una prima bozza proprio di barba. È bene procedere con la bozza della barba così nel completo del disegno. Adesso con lo sfumino si va a dare un altro passaggio di grafite e di nuovo questa casa qui adesso sto operando Osservate, no? Qui c'è il tablet, alla mia sinistra, questo. Come il tablet sia vicino. Intanto stacco un pochino. Vado a lavorare su altre zone del volto.
Questo è lo sfumino sporco, pieno di grafite, si va a dare un po' di fondo anche qui. Proprio un fondo deciso, no? Come l'espressione di questo personaggio, un'espressione decisa, e quindi si cerca di andare proprio. Poi vi farò vedere anche i capelli, qualche tutorial. Un altro strumento che mi faccio mancare sono i pennelli. Questo è un pennello qualunque. Si va a spalmare un po' la grafite, si va ad addolcirla un po'. Anzi, questi punti qui preferisco il pennello. Ora si va un attimo. Poi, per rendere efficace il lavoro della barba, bisogna andare a curare tutti gli altri particolari del disegno. Quindi il volto, la parte scura qui del collo. Tutti i chiari, tutti gli scuri. Ci sono tantissimi peli e vanno riprodotti tutti, questa cosa qui, praticamente tutti. Qua e là ci sono rari peli neri in mezzo a questi. Questo vedete piano piano come
all'angolo qui della gomma a mela. Alterno un pochino le due gomme di precisione. Ora hanno la punta completamente sporca. Io vado a prendere un po' di carta vetrata che ho sempre qui con me, che è talmente adoperata che si è proprio usurata nel centro. Qua. Almeno più. Questo è uno sfumino talmente sporco ed adoperato che si può usare proprio come un portatore di grafite. Quindi è ottimo per lavorare su alcune parti, per andare a scurire proprio. Con la gomma pulita già cambia. Già cambia aspetto. Spero si veda bene. I disegni iperrealistici consistono principalmente in una cosa, a parte la grande pazienza e le decine, a volte centinaia di ore di lavoro, ma la grande dimensione del foglio che si va ad operare. Più grande è il foglio, più il lavoro sui dettagli è minuzioso e più quando si va a vedere l'opera stessa terminata, praticamente sembra una fotografia. Quindi l'iperrealismo, la caratteristica principale è questa. Molto difficile ottenere opere iperrealistiche su dimensioni piccole, per esempio disegni su fogli 24x33, anche 33x48, anche questa 50x70, che comincia comunque già a essere una dimensione per la micromina ragguardevole. La micromina, io adopero sempre la micromina. Perché è duttile, è elastica come attrezzo elastico, la micromina, ha le sue ricariche. Io faccio decine di passaggi su ogni disegno, decine e decine di passaggi vado a sommare.
Ok. Ho staccato un attimino, mi viene naturale, quello di. Ecco, un'altra cosa importante è non fissarsi sul particolare, cioè, per come la vedo io non faccio un quadretto alla volta, non lo faccio così, disegno, anche perché tanti iperrealisti poi vanno a stralciare la foto che hanno, dalla quale hanno ricopiato, insomma, io il lavoro lo faccio in toto, lo comincio a lavorare da, poi principalmente lo finisco dalla sinistra verso la destra, per esempio, la prima parte che andrò a concludere è questa parte qua. La parte di sinistra in basso, ma poi andrò verso destra e da ultimo concluderò questa parte qui e la fronte. Di solito lavoro così, la faccio comunque nel totale il lavoro. Ora, un altro po' di barba e poi ora vado a dare un velo di graffite sopra, così queste sono praticamente peli sottostanti. Man mano che si fanno i peli in superficie, qua si vanno a schiarire. Questa è una barba già decente, è all'inizio, è solo all'inizio, ma già una parte di barba. Decente. Ora, per chiudere, prima di chiudere, andiamo proprio a lavorare su un angolino.
che si va a lavorare sulla l'hai visto? Sono andato a scurire con la grafite. Piano piano si va a lavorare, andremo a lavorare su zone sempre più precise. Quei peletti che vi ho fatto vedere all'inizio sono la base, tutto quel passaggio. La seconda parte è quella della lavorazione sullo scuro, no? Specie con la gomma pane, che la gomma pane va ad assorbire sempre e va a lasciare la traccia anche su un fondo molto scuro sempre. La gomma pane deve avere la punta fine, anche se questa è vecchia, vedete? Lavora bene, ecco, vedete? Ok, questa è una fase della lavorazione della barba. Poi più avanti vedremo insieme tutto il resto della lavorazione. Comunque, principalmente riepilogando, micromina 2B, uno sfumino, la gomma pane e gomme di precisione e dei pennelli per dare la grafite. Bene? Con questo al momento mi fermo qua. Seguitemi, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale Filippo Orsini e presto tanti altri tutorial e lavori. Ciao amici, grazie.